con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo nel Giardino dei Frati per raccontarvi la storia di un antiquario di Monte Carlo, un certo Aure Cavigioli, che era molto lontano dalla fede, ma un giorno era a Roma Termini, alla stazione, decise di prendere il treno e scendere a Foggia, andare a San Giovanni Rotondo. Infatti una volta preso il bus per San Giovanni Rotondo, dove va quindi ad alloggiare in un albergo, il mattino dopo, nel recarsi alla Santa Messa di Padre Pio, sente un intenso profumo, lo stesso profumo che aveva sentito quando stava per prendere il treno dalla stazione Termini per Foggia. Durante la messa è ancora attanagliato da questa presenza, di questo profumo forte. Avrebbe voluto avvicinare Padre Pio, ma gli è impossibile proprio per la grande ressa che era attorno. Il giorno dopo, con l'aiuto di alcuni frati, ci riesce e vedendolo Padre Pio gli chiede: che cosa vuoi? Cavigioli ha un momento di imbarazzo, poi gli viene in mente che in Svizzera aveva una nipotina con un tumore al cervello e gliela raccomanda. Padre Pio gli dice di tornare a casa, di stare tranquillo, la nipotina guarì in modo istantaneo, completo, tanto che i medici si rifiutarono di avere il compenso in denaro perché non avevano fatto nulla per guarirla. Questo fatto andò ad incuriosire ancora di più quest'uomo che si recò più volte da Padre Pio a San Giovanni Rotondo per accostarsi a lui e voleva confessarsi a tutti i costi, ma veniva ogni volta impedito da qualcosa. Prima da una certa paura, poi dalla ressa, poi ancora il timore, il terrore. Dopo 2 anni si ripromise di scendere a San Giovanni Rotondo per donare a Padre Pio un quadro della Madonna col Bambino di un autore del 500. Gli era capitato in casa da un amico, richiesto quanto valesse quel quadro, gli rispose che valeva milioni. Allora nella notte gli apparve proprio in sogno Padre Pio, il quale lo guardò burbero e gli disse: ma quali storie vai raccontando? Ma se quel quadro lo hai pagato 25.000 lire. Cavigioli si risvegliò al mattino un po' impaurito e si ricordò che effettivamente quella era la somma pagata per avere il quadro. Allora quando torna qui a San Giovanni Rotondo per consegnare questo quadro, Padre Pio gli dice: beh, allora quanto l'hai pagato questo quadro, birbante? E in quel momento, insieme a Padre Pio, entrambi scoppiano in una risata. Cavigioli gli dice che del sogno e continua a ridere con lui. Però anche in questa occasione si confessò da Padre Pio. Tornato in albergo, era solo e guardando in lontananza il convento, lui di fatti esclamò: beh, Padre Pio, quando vuoi che venga a confessarmi da te, allora dammi tu un segno. Non aveva neanche finito di pensare questo che si vide davanti Padre Pio in persona, che lo prese per mano, però poi sparì. Grande fu lo stupore e anche la stessa paura di Cavigioli. Il giorno dopo si presentò a Padre Pio, il quale finalmente lo confessò, gli diede l'assoluzione e da ultimo gli chiese scusa dello spavento che gli aveva procurato apparendoli proprio in albergo.